uccisa dall'ex marito il 2 marzo del 2019 a Melito di Napoli, anni 32. Arianna Sandonà, uccisa dall'ex compagno l'8 giugno del 2019, arriva a 43 anni. Il Consiglio Comunale di Napoli ha ricordato le 72 donne uccise in Italia nel 2019, nominandole ad una. Un doloroso elenco iniziato dal sindaco che ha attraversato tutti i consiglieri presenti e le assessore della giunta. Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999. Sei bella per quanta vita ti è passata addosso, per i sogni che hai dentro e che io non conosco. Bella per tutte le volte che toccava a te, ma avanti il prossimo. Per le parole spese invano e per quelle cercate lontano, per ogni lacrima scesa e per quelle nascoste di notte al chiaro di luna complice. Si stima che in Italia siano 7 milioni le donne che nel corso della vita hanno subito violenza. Ogni donna dell'assemblea cittadina ha tracciato un segno rosso sul volto di tutti gli uomini membri del Consiglio ad evocare il sangue delle vittime di violenza sessista. La violenza è sempre odiosa, nei confronti delle donne lo è ancora di più, nelle mura domestiche, dalle persone che dovrebbero amare le donne e che invece ne diventano autori di morte. Ricordo il Comune di Napoli, sin dalla mia prima sindacatura, si costituisce parte civile in ogni procedimento penale per femminicidio, ma i numeri sono spietati, devo dire la verità. Il mondo è pieno di violenza, ma non cessa la violenza nei confronti delle donne, quindi ci vuole grande mobilitazione, grande impegno da parte di tutti, grande lavoro nelle scuole, nelle famiglie, c'è bisogno comunque di contagiare il mondo di amore, e chi non ama una donna non ama la vita, perché non c'è vita senza le donne.